In questo libro, in questo video, metterò in relazione tre libri, Roberta De Monticelli, La questione civile, sul buon uso dell'indignazione, La questione morale di Enrico Berlinguer e La conversione ecologica di Guido Viale. Vedremo che il tenere insieme queste tre prospettive rende più profondo e più chiaro tutto il discorso rispetto al problema più grave che abbiamo oggi, che è il problema della onestà e della dedizione alla verità dei dirigenti. Cioè abbiamo bisogno di leader che siano leader buoni, leader sani, che conducano l'umanità verso forme più alte di progresso e non ci portino indietro verso forme barbariche. Comincio da Roberta De Monticelli, La questione civile. Dal libro di Roberta De Monticelli, prendo a pagina 63 l'analisi del termine giustizia. Da Monticelli cita Aristotele che chiama la giustizia virtù completa. Una persona giusta è quella che si comporta bene nei confronti degli altri e di sé come caso particolare. Quindi è una virtù squisitamente sociale, la giustizia come virtù squisitamente sociale. E qui si sente l'aspetto specificamente aristotelico, che prende l'idea condivisa da tutto il mondo antico, che il bene o la felicità comune ha valore superiore a quella individuale. E poi notate qui in fondo. Dice Aristotele chiama pleonaxia il voler avere più degli altri. Il fenomeno da cui sorge subito il primo grido non è giusto. È la situazione in cui emergono le relazioni essenziali del valore giustizia in quanto esigenza instaurata col sorgere stesso di una relazione umana. Faccio una piccola digressione. Tra gli ordini dell'amore, Bert Hellinger cita la legge, l'ordine della parità tra il dare e ricevere. Bene, in ogni relazione umana ci deve essere questa parità, altrimenti sorge il senso di giustizia e da lì tutte le conseguenze negative che seguono. Ritornando al libro della Monticelli, in primo luogo il comportamento degli individui deve essere conforme a un principio che successivamente verrà, nei secoli successivi, verrà definito in modi diversi, in tutti i modi possibili, come eguaglianza, equità, reciprocità. Poche pagine più avanti si trova la definizione che ne dà Socrate in un dialogo di Platone, insomma, Simonide dice: dare è giusto dare a ciascuno ciò che gli è dovuto. Dare a ciascuno ciò che gli è dovuto. E poi ripreso più avanti da Cicerone nella sua De Repubblica, la giustizia è la virtù che dà ciascuno il suo perché conserva l'eguaglianza fra tutti. Quindi la virtù è la giustizia, una virtù sociale. Passo adesso all'altro libro, questo di Enrico Berlinguer, La questione morale. È una storica intervista fatta da Eugenio Scalfari e Berlinguer nel 1981, quando Berlinguer decise la svolta storica di ritirarsi dal patto con la DC. Perché Berlinguer decise questo? Ecco qua. La strategia del PC che sanciva l'abbandono di qualsiasi rapporto di governo con la Democrazia Cristiana, perché? Perché Berlinguer denunciava lo scandalo del terremoto, lo sdegno per le risposte negative del governo di fronte alla catena di scandali, di deviazioni negli apparati dello Stato e di intrighi di potere che ha fatto emergere con estrema acutezza i problemi dell'efficienza, della correttezza e della moralità della direzione politica. Ecco qui. Cosa succede? Nell'intervista, la famosa intervista a Eugenio Scalfari, Berlinguer prosegue. Tutto quello che sta accadendo chiama in causa un sistema di potere, una concezione e un metodo di governo che hanno generato e generano di continuo, guardate qui, inefficienza e confusione
nel funzionamento di organi dello Stato, corruttele, scandali nella vita di partiti governativi, omertà, impunità per i responsabili. Quindi, diceva Berlinguer, la questione morale è diventata oggi la questione più importante. La morale, quindi, veniva prima della politica per Berlinguer. Andiamo più avanti e troviamo cosa dice Berlinguer a proposito dei partiti. I partiti, oggi, diceva, sono soprattutto macchine di potere e di clientela. E di clientela. Perché? Scarsa e mistificata conoscenza della vita e dei problemi della società e della gente. Quindi scarsa conoscenza della vita e dei problemi della società e della gente. Idee, ideali, programmi pochi e vaghi. Sentimenti, passione civile, zero. Quindi ignoranza nei partiti e scarsa o nulla passione civile. Che cosa fanno invece i partiti? Gestiscono interessi più disparati, più contraddittori, talvolta anche loschi, comunque senza alcun rapporto con le esigenze e i bisogni umani emergenti, oppure distorcendoli, senza perseguire il bene comune. Vi faccio quindi l'altro video che ho appena registrato oggi, è domenica 11 febbraio, proprio sul bene comune. Ecco adesso il collegamento con quest'altro libro, La conversione ecologica, There is no alternative, di Giovanni Viale. A pagina 52 leggiamo. Da anni l'IPCC, che è una sigla di un organismo delle Nazioni Unite che significa Gruppo Intergovernativo per i Cambiamenti Climatici, appunto, da anni questo organismo fornisce e elabora dati scientifici che attestano l'avanzare dell'effetto serra. Le evidenze, che sono molto forti, non hanno scoraggiato le lobby del petrolio, che attraverso gruppi di scienziati al loro servizio, riuniti in un organismo denominato GCC, Coalizione per il Clima Globale, ha sistematicamente, quanto vanamente, cercato per anni di invalidare le asserzioni dell'IPCC, cioè l'Organizzazione delle Nazioni Unite da una parte e dall'altra quella al servizio delle lobby del petrolio. Quest'ultima ha cercato di invalidare tutte le affermazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Allora, adesso andiamo a vedere cosa dice questo quarto rapporto dell'organismo delle Nazioni Unite sul clima. Dunque, ci sono da una parte l'analisi dei dati e la seconda relativa agli scenari del cambiamento climatico che non lasciano alcun dubbio. Delineava uno scenario catastrofico che lascia senza fiato. Moltiplicazione e intensificazione degli uragani, desertificazione di interi continenti, sommersione di regioni e interi stati costieri, instabilità climatica, migrazione verso i poli di piante e animali, estinzione di molte specie, diffusione di nuovi contagi, più tutte le conseguenze umane. Bene, è un tema che dovrebbe occupare il primo posto all'ordine del giorno di ogni parlamento e governo serio, dei sindacati, della Confindustria, della Chiesa, delle scuole, delle associazioni e dei media. Richiamo al tema di Berlinguer. Di che cosa si occupano i partiti? Dei loro interessi. E non hanno nessuna vera attenzione né preparazione per comprendere i veri problemi che come umanità ci riguardano oggi. Bene, dicevo, il tema del clima dovrebbe essere al primo posto nell'agenda di ogni governo. E quindi anche il governo italiano. Ci si dovrebbero porre domande fondamentali quali? Come si difende la famiglia? Con la caccia agli omosessuali e alle coppie di fatto? È così che si difende la famiglia? O cercando di preservare i nostri figli e nipoti dall'estinzione? Dove si crea benessere e occupazione? In attività che ci portano verso la distruzione del pianeta? O in settori in grado di contenere gli effetti della catastrofe annunciata? In quali infrastrutture investire? In quelle in grado di avviare il paese verso un'economia compatibile con l'ambiente? O in quelle che accelerano il dissesto idrologico, le emissioni del clima, che domani, quando il petrolio scarseggerà,
dovranno forzatamente essere contenute, non serviranno più a nessuno? E ancora, cosa mettere in prima pagina nei giornali, sui media? Gli ultimi contorcimenti della maggioranza che ci governa? O le strategie di contenimento del disastro ambientale? Bene, tutti sembrano correre allegramente verso la catastrofe annunciata e pochissimo si parla di essa, ci si disperde, ci si distrae. E qui in questo libro c'è un colpo di scena. Tutti, proprio tutti, no. C'è un'organizzazione che invece fa del clima una questione fondamentale. Questa organizzazione in America si chiama Pentagono. Contraddicendo il suo capo supremo di allora, cioè Bush, che era invece impegnato a falsificare i dati per tagliare l'erba sotto i piedi del protocollo di Kyoto, il Pentagono aveva pubblicato alcuni anni fa un rapporto che dava già allora pieno credito alle previsioni più pessimistiche. Colpo di scena. Quindi il Pentagono dice la verità, come gli istituti governativi, gli istituti delle Nazioni Unite. Sì. Peccato che quali sono le preoccupazioni principali del Pentagono? Il benessere dell'umanità? No. Ecco alcuni esempi. L'aumento del livello del mare sommergerà l'isola di Diego Garcia, rendendo inutilizzabili le principali basi, la principale base da cui bombardare tutto il teatro che fa dall'Afghanistan alla costa orientale dell'Africa. Si dovrà partire da basi più lontane consumando più petrolio. In Asia, Africa, America Latina, interi paesi saranno messi alla fame dalla desertificazione. Ecco qui. E il Pentagono ci dice, attenzione, perché le conseguenti migrazioni scateneranno conflitti che avranno il difetto di esplodere contemporaneamente, rendendo più difficile l'intervento ovunque dell'esercito americano. Dunque, all'effetto serra bisogna rispondere. Come? Riducendo le emissioni? No. Potenziando armamenti ed esercito. Questo per quanto riguarda l'America. Adesso andiamo in Italia. La questione dei rifiuti. E qui nel libro c'è un bel colpo di scena. C'è un deputato italiano che scrive, dice, sono in Germania con la Commissione. Qui i termovalorizzatori sono quasi superati e noi stiamo ancora a discutere di discariche. La termovalorizzazione è un processo residuale, perché si dovrà puntare sul riutilizzo di materiali, sviluppando la fase del recupero. Questo è il futuro. È l'obiettivo, per esempio, che hanno in Germania, quello di arrivare al 90% del riutilizzo. L'avvenire è questo. Bene, Guido Viale dice, chi ha detto queste parole? È stato Beppe Grillo? No. È stato Gaetano Pecorella, deputato del Popolo della Libertà, avvocato di fiducia del Presidente del Consiglio, quello che nel 2008 aveva definitivamente risolto il problema dell'emergenza rifiuti in Campania con 5 inceneritori mai realizzati. Colpo di scena ancora. In Germania gli inceneritori non si costruiscono più. E anche i rifiuti che il paese importa, compresi quelli della Campania, da tempo non finivano più negli inceneritori di Hannover, ma a Lipsia. A Lipsia, in due mega impianti di separazione di rifiuti per ricavarne materiali da riciclare. E allora, guardate qua. Grosso modo gli stessi impianti di cui è dotata la Campania, sono ben sette. Hanno una capacità di trattamento superiore a tutta la produzione di rifiuti urbani della regione. Ma da noi vengono tenuti fermi e utilizzati solo per macinare rifiuti indifferenziato maleodorante. Domanda, perché? La risposta la trovate qui. Per riempire le tasche di chi li gestisce. Cioè, perché? Serve a mantenere perché tutte le discariche della regione si vengono tenuti fermi in attesa di tre o quattro inceneritori che dovrebbero risolvere il problema, ma soprattutto, ecco qua, riempire le tasche di chi li gestisce. Ecco qui che allora ritorna al tema della questione morale. Ecco perché è al primo posto e Berlinguer aveva ragione.
Non si può andare avanti in una situazione in cui gli uomini politici sono così ignoranti e così disonesti. E quindi il tema centrale è la questione morale, e la questione morale inizia non dai politici, inizia all'interno di ciascuno di noi. Mi rifaccio a Spinoza, mi rifaccio ai grandi saggi dell'umanità: la moralità nasce al nostro interno quando diventiamo chi siamo, altrimenti siamo corrotti. Sono corrotti i capitalisti che corrompono gli altri, ma siamo corrotti anche noi, se diventiamo schiavi salariati, perché abbiamo perso il contatto con noi stessi, ci siamo alienati. Quindi la questione morale, o la questione poi della corruzione, ha alla base, per essere risolta, una trasformazione personale che non è più rinviabile. È dal basso che dobbiamo partire dal lavoro su ciascuno di noi, passo a passo, come indica nei suoi video e nei suoi libri in modo magistrale Marco Guzzi, di cui vi invito a vedere i filmati. Grazie. Faccio una breve postilla perché le cose vanno conosciute, insomma, si pensa appunto che per la Campania la soluzione sarà gli inceneritori, accelerare i tempi per gli inceneritori. Bene, il processo di incenerimento è un processo in perdita, anche tenendo conto dei proventi della vendita dell'energia e del vapore prodotti. Se andiamo a guardare l'intero ciclo, i rifiuti che alimentano un inceneratore, sono generati da articoli di carta, plastica e fibre naturali artificiali, che hanno richiesto a loro volta molta energia per essere prodotti. L'inceneritore sfrutta mediamente solo un quinto del potere calorifico dei rifiuti che brucia. E questa è una prima cosa, ma attenzione, questa è la più grave, questa rende definitivamente irrecuperabile l'energia che è stata impiegata nell'estrazione, nella lavorazione, nel trasporto della plastica, della carta, dei beni da cui quei rifiuti derivano. Questa energia viene persa per sempre. Quindi, ecco qua, il vero rendimento energetico degli inceneritori crolla dal 20% a non più del 3,35%. Un vero e proprio processo di produzione di cenere e scorie altamente tossiche e di emissioni dannose per il clima, che consumano inutilmente un sacco di energia che potrebbe essere utilizzata. Ecco perché oggi la soluzione ai rifiuti sta solo qui, nel recupero di cui parlava Gaetano Pecorella, Forza Italia.